Una buona giornata, ben trovati, puntata di 7 in punto che comincia questa mattina parlando di servizi, lo vedete insomma servizi in primo piano. Il nostro ospite di questa mattina è Marco Palazzo, benvenuto, Grazie. direttore dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, poi spiegheremo perché in questo caso Veneto e Friuli Venezia Giulia sono assieme. Prima di tutto però spieghiamo cos'è un ente bilaterale come il vostro. Allora, un ente bilaterale è un ente costituito che nasce nell'ambito del contratto collettivo nazionale del lavoro ed è costituito in maniera paritetica, cioè al 50%, da un'associazione di categoria, nel nostro caso Confesercenti, e dal 50% dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in questo caso le tre federazioni del commercio e del turismo di CGIL e CISL UIL. Quindi sostanzialmente abbiamo il sindacato delle imprese e il sindacato dei lavoratori, che Che sono assieme e vanno sono d'accordo in questo assieme, caso. con un po' di fatica alle volte, ma vanno d'accordo. Diciamo che sono due soggetti che normalmente sono contrapposti, Certo, litigano perché hanno quando delle si idee diverse, è tratta. chiaro. Sono i firmatari del contratto collettivo e in quella sede sono contrapposti, ma insieme hanno deciso che c'erano delle cose su cui si poteva lavorare insieme. Per esempio, diciamo, il fatto che l'ente bilaterale sia previsto, no, nel contratto del commercio e del turismo. Questo significa che cosa? Diciamo poi nella pratica. Nella pratica vuol dire che esiste una struttura che eroga una serie di servizi, alcuni a vantaggio delle imprese e alcuni a vantaggio dei lavoratori, e che ha comunque, come dire, come scopo principale il benessere e la qualità di vita del lavoro sia dei dipendenti che degli imprenditori e delle aziende. Certo, poi parleremo anche di questi servizi. La cosa strana che forse molti non sanno, e forse molti di quelli che non lo sanno potrebbero usufruire dei vostri servizi, è che è diciamo una realtà che già esiste e che è già pagata, come dire, no? Lei mi diceva poco fa, prima che iniziassimo la trasmissione, quando mi chiedono quanto costa, io dico niente, perché in realtà è un costo, diciamo, che è compreso nel Sì, prezzo. effettivamente, allora, l'ente vive di una percentuale dello stipendio dei dipendenti, una quota parte a carico dell'azienda e una quota parte a carico del Questo lavoratore. non quando lo decidono, cioè è già nel Questo è già così nel contratto è già nel collettivo. Nel contratto momento in cui io collettivo. applico quel contratto collettivo, perché sono dipendente di un'azienda del commercio o del turismo, applico quella percentuale. Quindi io azienda devo pagare e io lavoratore quota parte anche, insomma. Esatto, la questione è che l'azienda non è obbligata ad aderire, a fare aderire i propri dipendenti all'ente bilaterale, però se decide di non aderire all'ente bilaterale, la quota parte a carico dell'azienda viene erogata in busta paga al dipendente. Per quello io dico che non costa niente, perché l'azienda non ha un costo aggiuntivo rispetto a quello che pagherebbe comunque. Quindi o lo destina, diciamo, in busta paga, oppure quella cifra viene destinata all'ente bilaterale. Esattamente. Poi però che cosa succede? Cioè il fatto che ci sia, diciamo, questo costo ha una ricaduta di che tipo? Allora, innanzitutto aggiungo un altro elemento, che addirittura nel contratto collettivo del commercio, la quota parte a carico dell'azienda, se viene versata in busta paga, è più alta che se viene versata all'ente bilaterale. Quindi all'azienda costa di più non aderire all'ente bilaterale che aderire. A fronte di quel versamento, l'ente bilaterale eroga una serie di servizi piuttosto ampli che vanno a favorire il benessere e anche la salute dei lavoratori e dall'altra parte che vanno ad aiutare anche le imprese. Ma quindi, giusto per capire bene, l'azienda decide di aderire e chiede al lavoratore ti sta bene, oppure se l'azienda aderisce, diciamo, lo fa per tutti i suoi dipendenti? Normalmente lo fa per tutti i suoi dipendenti perché l'azienda ha un obbligo di comunque trattare tutti i propri dipendenti in ugual misura, per cui non può inizialmente discriminare un lavoratore rispetto ad un altro. Quindi tendenzialmente quando l'azienda decide aderisce per tutti. Poi ci può essere il singolo lavoratore
che dice no, io non sono d'accordo, preferisco avere un euro o due euro in più in busta paga. E poi le cifre appunto sono queste, no? Sì, stiamo parlando complessivamente, la totalità delle cifre, stiamo parlando tra quota parte a carico dell'azienda, quota parte a carico del lavoratore, stiamo parlando di circa 40 euro all'anno. Per esempio qui stiamo vedendo un video, mi scusi se la interrompo, ci racconti di cosa si tratta? Allora, qua sostanzialmente abbiamo messo in evidenza quelli che sono i servizi dell'ente bilaterale, che sono legati su tre aspetti che a nostro avviso sono un po' gli aspetti a cui tutti, le cose a cui tutti abbiamo di più caro, che sono la salute, la certo. famiglia e il lavoro. E su queste tre cose abbiamo cercato di definire la maggior parte dei servizi che eroghiamo. Quindi abbiamo sottolineato come l'ente bilaterale sia un vantaggio per i lavoratori, per i servizi e rimborsi che possono ricevere, sia un vantaggio per le imprese, per i servizi che possono ricevere, e quindi in qualche modo la bilateralità diventa una situazione in cui vincono tutti, mettiamola così. Quindi, ma facciamo degli esempi pratici, perché poi gli ambiti in cui intervenite sono persone, impresa, formazione e consulenti, no? Sì, dico bene? Esattamente. Per esempio, quando si parla di servizi, che cosa ha a disposizione? Facciamo l'esempio in questo caso del lavoratore. Okay. Beh, detto devono essere lavoratori indipendenti. Assolutamente. Allora, ma ci sono determinato o indeterminato? Sia determinato che indeterminato. Quindi sono esclusi i lavoratori che non rientrano come contratti nel contratto collettivo nazionale del lavoro, quindi sono esclusi per esempio i liberi professionisti o i contratti a progetto. Certo. Tutti gli altri lavoratori part-time, full-time. Quindi anche diciamo chi ha magari un contratto meno sicuro può usufruire assolutamente, di questi servizi, che anzi, assolutamente. Dire, meglio per chi. Alcuni sono rivolti alla famiglia e ai figli, per cui diamo per esempio 350 euro come sostegno di natalità quando nasce un figlio o quando la famiglia adotta un figlio, e rimborsiamo gli asilo nido o le scuole, anche gli eventuali costi che può avere la famiglia per le scuole elementari, rimborsiamo i libri di testo, rimborsiamo anche le lenti per gli occhiali e protesi di vario tipo, non solo oculistiche ma anche acustiche, certo, o di altro genere, rimborsiamo visite oculistiche, visite dentistiche e anche tutta la parte di formazione che può essere rimborsata sia alle aziende che ai lavoratori. Quindi questo sia ai lavoratori che ai loro familiari? No, solo al lavoratore iscritto all'ente, quindi dipendente di un'azienda iscritta all'ente. E con dei limiti di spesa, immagino? Ovviamente con dei limiti di spesa. Il lavoratore ha complessivamente, per tutti i servizi che richiede, un massimale di 350 euro all'anno, come dicevo prima. E per ogni singolo servizio ha dei massimali che possono cambiare da servizio a servizio, per esempio le visite oculistiche il massimale di 200 euro, quelle dentistiche di 300, i libri di testo di 150, può anche ricevere un rimborso, alcuni rimborsi sono al 50%, per esempio tutte le visite mediche sono al 50%, sì. Altri sono al 100%, per esempio se compra dei libri manuali, dei romanzi, eccetera, li possono venire rimborsati al 100% fino a un massimo di 75 euro. Tra l'altro, molte di queste cose poi sono anche detraibili, no? Quindi non assolutamente. È insomma, uno può avere un duplice uno vantaggio. Uno può avere un duplice vantaggio perché le risorse erogate all'ente, pagate dal lavoratore e dall'azienda all'ente bilaterale, sono già tassate alla fonte. E quindi sostanzialmente fiscalmente parlando funziona un po' come un'assicurazione. Certo. Quindi è un versamento già tassato prima dell'erogazione del servizio. Senta, secondo lei ci sono lavoratori che non sanno, che magari, voglio dire, non sanno nemmeno che possono... Assolutamente. C'è qualcosa sì. che, voglio dire, non so, in busta paga c'è qualcosa che dice loro che comunque... Sì, c'è una dicitura che a volte è leggermente diversa a seconda del programma paga che utilizza l'azienda. Possono trovare scritto EBT o EBV o EB commercio o EB turismo o EB qualcosa, EB appunto che sta per ente bilaterale. Se trovano quella dicitura vuol dire che viene trattenuto dal loro stipendio la quota parte a carico del dipendente. Mm.
Quindi se viene trattenuto dal loro stipendio la quota parte carico dipendente, vuol dire che poi l'azienda mette la sua quota parte e versa all'ente bilaterale di competenza. Poi il lavoratore, cioè, si rivolge direttamente all'ente bilaterale o devo comunque passare dal datore di lavoro? Si rivolge direttamente all'ente bilaterale. Il anche per avere informazioni eventualmente? Anche per avere qualunque informazione, ovviamente, e il datore, anche per una questione di privacy, tra l'altro, certo. Perché il datore di lavoro non è tenuto a sapere che il lavoratore fa la visita dentistica per la quale richiede rimborso, per cui l'azienda può sapere dal sito dell'ente bilaterale che i suoi dipendenti stanno usufruendo di servizi, ma non sa chi sta usufruendo di che cosa, certo. Ha dei dati è aggregati. Come la malattia, esattamente. Insomma, vedo anche le assenze, per esempio, per la malattia dei figli. Abbiamo inserito l'anno scorso, perché poi noi ogni anno cerchiamo di inserire sempre più servizi a mano che cerchiamo di rispondere anche alle esigenze che poi rileviamo nel territorio, parlando con i dipendenti, parlando certo. con le aziende. Quello è un servizio legato al fatto che il contratto collettivo prevede che se il figlio è malato, la mamma o il papà possono assentarsi dal lavoro, ma non vengono pagati certo. per quell'assenza. Sì. Allora, siccome questo è un problema molto sentito dai genitori, diamo noi un contributo per quella mezza giornata o giornata di lavoro per la quale il lavoratore non percepisce lo stipendio. E quindi, insomma, in qualche modo uno si sente meno in colpa, sia con il bambino ammalato che con, assolutamente. Che con la sua busta paga. Tra l'altro, da quest'anno abbiamo allargato l'età del figlio per il quale il lavoratore si può assentare fino a 12 anni, l'anno scorso che era fino a 3 anni. Va in parallelo, no, poi con la normativa che a sua volta ha allungato. Esattamente, e lo abbiamo allargato anche ai genitori anziani. Perché ovviamente con l'età media della popolazione che cresce, sempre più avremo il problema anche di dover accudire i nostri anziani, genitori, certo, agli anziani. Certamente. Tra l'altro ci sono anche ovviamente c'è chi ha figli disabili, quindi insomma. Assolutamente. E anche in questo caso voi. Sì, diamo un contributo di 500 euro in questo caso per i figli disabili. Poi insomma in un momento in cui nel welfare si taglia, no? Sì, anzi, tra l'altro abbiamo verificato che i tagli. Tra il 2008 e il 2011 i tagli del Ministero del Lavoro sul sociale sono diminuiti del 92%. Sì, è una per cosa cui... terribile. E l'altro servizio che abbiamo messo quest'anno, quindi fresco fresco, è il buono, noi l'abbiamo chiamato buono conciliazione vita lavoro, cioè rimborsiamo al lavoratore la babysitter oppure una persona che deve venire ad assistere il figlio, per esempio per fare i compiti se ci sono delle difficoltà particolari per il figlio, oppure il trasporto in ospedale, per esempio, dei genitori anziani se hanno bisogno di fare delle analisi o un ricovero ospedaliero, in modo tale che l'alternativa è o io mi assento dal lavoro e ho comunque un beneficio, oppure se non posso comunque assentarmi dal lavoro ho un beneficio di qualcuno che può accompagnare questa cosa. Cari, chiaro. Invece per quello che riguarda i servizi all'impresa, allora, io vedo addirittura un rimborso sulle divise di lavoro. Assolutamente. Questo è stato un servizio, tra l'altro, che ci è stato proprio richiesto da un'azienda di Padova. Lavoro, ed è stato anche un servizio molto controverso all'inizio quando l'abbiamo definito, però è nato soprattutto da un ristorante che ci ha chiesto questa cosa, perché normalmente cosa succede nei ristoranti? Che l'azienda mette il gilet e il papillon, e il lavoratore gli viene chiesto di comprarsi la camicia bianca, certo. E i pantaloni neri, per cui noi abbiamo detto ok, al lavoratore gli rimborsiamo i pantaloni neri e la camicia bianca, e all'azienda gli rimborsiamo il gilet e il papillon, quindi assoluto in un'ottica di bilateralità. E come però, dalla vostra origine. Esatto, come da mission, diciamo. Sì, noi in questo periodo mi viene in mente la par condicio, nel senso che sì, noi stiamo, anche noi dobbiamo cerchiamo di bilanciarci sempre. Ma poi abbiamo altri servizi che sono, diciamo, più di ambito, passatemi in termini, tecnologico, nel senso che cerchiamo di accompagnare le aziende a tenersi aggiornati rispetto a quelli che sono i nuovi strumenti tecnologici, per cui rimborsiamo per esempio il sito internet fino a 400 euro, rimborsiamo l'installazione presso l'azienda del wifi, pensiamo che le nostre aziende sono principalmente i negozi, i bar,
perché spesso non mettono a disposizione, non hanno addirittura internet, addirittura oggi ci sono ancora aziende che a malapena hanno sito internet. Certo. E noi cerchiamo di accompagnarli, per cui rimborsando anche il wifi, rimborsandoli consulenza o facendoli consulenza interamente gratuita anche sui nuovi social network e sul marketing. In qualche modo per accompagnarli a una maggiore digitalizzazione, esatto. No? Perché se sei fuori da un mercato di questo tipo, alla fine insomma sei anche un po' fuori dal mercato. Esatto, anche perché ci interessa il benessere delle aziende, il benessere dei lavoratori. Quindi certo. Se l'azienda si ritrova anche fuori dal mercato. Anche perché finché sta bene un'azienda riesce anche a contribuire al vostro ente. Assolutamente, è comunque un ritorno indiretto. Certamente. E la pubblicità online anche. Sì, abbiamo sostanzialmente nel nostro sito internet c'è un banner sulla home page con tre spazi pubblicitari. Stiamo segnalando il sito, comunque dico anche a Davide Romanotti che in regia, che se vuole inquadrare il computer lo stiamo anche mostrando. Leggermente più sotto rispetto alla pagina, ecco là esattamente là c'è uno spazio tre banner che cambiano, sì, in continuazione, delle aziende che ci fanno richiesta, che vogliono mettere il loro logo, il loro marchio sulla nostra pagina, usufruendo in qualche modo della visibilità che ha il nostro sito per il fatto di comunque di essere collegato a molti anche enti istituzionali e via dicendo. Ecco, sulla formazione invece? Sulla formazione abbiamo più di un servizio. Innanzitutto noi siamo anche un ente accreditato alla formazione continua in Regione Veneto, per cui presentiamo bandi e progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo alla Regione Veneto, che utilizziamo per finanziare attività formativa al 100% a tutte le aziende e ai lavoratori iscritti. Inoltre mettiamo risorse proprie dell'ente bilaterale sempre per finanziare attività formativa sulla base di quelle che sono le richieste anche di singoli lavoratori o di aziende. E poi, se nonostante questi sforzi c'è qualche lavoratore o qualche azienda che per un singolo lavoratore non trova risposta alle nostre proposte formative, facciamo un esempio pratico: c'è un lavoratore che deve fare il corso di arabo a Desenzano, uh-huh, o a Badia Polesine, e magari facciamo fatica ad avere 7, 8, 10 persone che vogliono fare il corso di arabo. Certo. Allora noi in quel caso, per non dire no e basta, gli diciamo: vai a fare il corso dove vuoi tu, noi te lo rimborsiamo al 50%. Quindi se riusciamo, perché l'offerta e la domanda coincidono e riusciamo ad offrire il corso interamente, lo facciamo interamente gratuito. Certo, se invece non riusciamo, loro vanno dove vogliono a fare il corso e noi glielo rimborsiamo al 50%. Bene, allora due temi importanti sono sicuramente la sicurezza e la crisi, no? Quello con cui hanno purtroppo avuto e hanno a che fare molte delle nostre aziende. Sulla sicurezza abbiamo almeno un paio di servizi. Il primo è che rimborsiamo il DVR, che è il documento di valutazione dei rischi che ogni azienda deve fare obbligatoriamente. Uh-huh. Lo rimborsiamo fino a 400 euro, sia se l'azienda non l'ha ancora fatto e lo deve ancora fare, perché magari è appena costituito, perché certo, non si era messa a norma prima, sia se lo deve rinnovare perché sono cambiate alcune cose. E questo comunque è un'agevolazione importante, perché lo devono fare tutte. E l'altra cosa che facciamo è rimborsiamo anche, nel rimborso delle visite mediche, rimborsiamo anche le visite mediche aziendali, quelle che obbligatoriamente i lavoratori devono fare per la sicurezza. Certo. E il terzo elemento è che gli enti bilaterali, oltre a dare questi servizi che in qualche modo noi cerchiamo di attivare sulla base delle esigenze, hanno a volte anche un ruolo in qualche modo istituzionale dettato dal legislatore. È il caso della sicurezza, dove il testo unico sulla sicurezza prevede che quando un ente formativo o l'azienda debba formare i propri dipendenti sulla formazione obbligatoria che deve fare di 8 ore, quella formazione vada fatta in collaborazione con gli enti bilaterali. Lo prevede la legge e quindi noi ci siamo attivati in questo senso per fare in modo che sia garantita in qualche certo modo la sicurezza dei lavoratori e sia facilitata da parte delle aziende l'applicazione della normativa, che spesso le aziende, se non sono pienamente adempienti,
a volte semplicemente per ignoranza completa non della fai. Materia. La blocco, 2 minuti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci qui, seconda parte della nostra trasmissione 7 in punto dedicata ai servizi, servizi che in questo caso eroga l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, un ente che fa molte cose, lo abbiamo scoperto adesso con il direttore Marco Palazzo, e molti servizi anche utili ai dipendenti delle aziende del commercio e del turismo. Ma poco conosciuti, e noi insomma stiamo cercando anche di far capire che quando insomma c'è qualche servizio utile, perché non sfruttarlo. Avete talmente a cuore, diciamo, la salute delle aziende, quindi dei dipendenti delle aziende, che avete realizzato anche un'indagine, mi raccontava. Assolutamente sì. Diciamo che non è solo un'indagine, è un progetto vero e proprio, certo, piuttosto ampio, all'interno del quale abbiamo realizzato un'indagine. Il progetto si chiama WelfareNet, che è un progetto di conciliazione vita-lavoro. Il sottotitolo è, lo dico perché è interessante, la rete che produce bene trattino essere. Esattamente. Allora, ci sono due parole, poi l'indagine l'abbiamo presentata in un convegno in cui abbiamo aggiunto una terza parola. Qua ci sono le due parole, che è rete, benessere, e poi nel convegno abbiamo aggiunto anche la parola innovazione, che sono un po' le tre parole chiave che definiscono il progetto. Certo. La rete, perché abbiamo cercato di mettere in rete tutti i soggetti che a vario titolo, in maniera oggi abbastanza disorganica, comunque erogano dei servizi che in qualche modo interessano la famiglia, certo, interessano il tempo libero, e dall'altra parte interessano l'aspetto organizzativo delle imprese. Per cui abbiamo messo insieme i comuni, le cooperative che per esempio gestiscono gli asili nido e dopo scuola, gli enti bilaterali stessi, che appunto abbiamo visto un ruolo importante su questo tipo di realtà, tutto il volontariato sociale, il terzo settore, e tutti questi soggetti che erogano appunto servizi li abbiamo proposti come servizi alle aziende per attivare dei progetti di welfare aziendale per i propri dipendenti. Certo. Quindi incentivando da una parte il benessere dei lavoratori e dall'altra migliorando l'aspetto organizzativo dell'azienda. Ma sono ricettive su questo le aziende? Allora, c'è ancora molta strada da fare, però noi nel progetto, che è partito ormai quasi un anno fa, abbiamo attivato 60 progetti di welfare aziendale. Ah. Quindi, insomma, Se consideriamo che in Veneto, e stiamo parlando di piccole e medie imprese, non stiamo parlando di Luxottica o di Barilla, certo, stiamo parlando di aziende che mediamente hanno 40-50 dipendenti. Quindi, piccole e medie, ma insomma, piccole e medie, un minimo strutturate. Diciamo che in Veneto aziende con meno di 150 dipendenti che avessero un piano di welfare strutturato probabilmente si contavano sulle dita di una mano. Certo. Per cui essere riusciti ad attivarne 60, Se sono accompagnate, le aziende ascoltano e ci sentono. Assolutamente. No? Una cosa interessante che lei mi aveva raccontato sempre mentre non eravamo in onda, a proposito dell'indagine che invece avete svolto su quasi 900 lavoratori. Quasi 900 lavoratori, è venuto fuori sul fatto proprio del benessere e dei servizi. Ci racconti un po', diciamo, i due punti di vista? Sì, allora, uno degli aspetti che ci ha un po' sorpreso anche a noi, diciamo così, è il fatto che su appunto quasi 900 lavoratori nei territori di Padova e di Rovigo, provinciali, solo il 40% ha figli. E di questo 40% che ha figli, la stragrande maggioranza dei figli sono maggiorenni. E subito dopo la fascia dei maggiorenni, i figli che come per fascia d'età più numerosi sono quelli sostanzialmente delle scuole elementari. Di solito, quando si parla di questi temi, della conciliazione vita-lavoro, si pensa a bambini piccoli. Si pensa all'asilo nido. E invece, evidentemente, l'asilo nido non è l'unica risposta alle esigenze di conciliazione, chiaro, dei lavoratori. Quindi questo è il primo dato. Il fatto anche che ci sia, che solo il 40% abbia figli, l'avete, diciamo, ve lo spiegate in qualche modo? Beh, perché sostanzialmente le esigenze e le difficoltà di conciliare
da una parte le proprie esigenze personali e familiari, con dall'altra le esigenze di produttività delle aziende, evidentemente tocca temi che non sono solo quelli della famiglia. Chiaro. La famiglia nel frattempo è anche cambiata, perché ci sono sempre più famiglie monoparentali, ci sono sempre, come dicevamo prima, genitori anziani, chiaro, per cui non sempre è un problema di accudire i figli, ma a volte ma poi è un problema diventa di accudire, accudire i genitori. E poi c'è anche un grossissimo problema sui tempi. La prima esigenza che ci chiedono i lavoratori è maggiore flessibilità negli orari. Sì, certo. In due sensi, sia degli orari di lavoro della propria azienda, ma anche degli orari delle banche, delle poste, degli uffici pubblici, certo, che oggi per andare in banca ti devi prendere permesso da lavoro, perché non c'è questa conciliazione. Ma invece quella, allora, diciamo, il punto di vista del lavoratore e il punto di vista dell'azienda, che diciamo era allora, un po'... l'azienda, abbiamo scoperto, teniamo conto che abbiamo intervistato, anche questo è un valore aggiunto dell'indagine, per il 75% aziende che avevano meno di 15 dipendenti, okay, che è stato faticosissimo, perché vuol dire che ne devi intervistare tanti, però quello è il tessuto imprenditoriale del Veneto. E abbiamo scoperto che moltissime aziende hanno delle azioni in qualche modo che facilitano il benessere dei lavoratori. Se alle aziende chiedi, ma voi fate azioni di conciliazione vita-lavoro, ti dicono no. Dopo scopri che prestano i soldi ai dipendenti, che gestiscono gli orari in maniera molto flessibile anche senza formalizzarlo, certo, che fanno formazione e quindi, fanno welfare in qualche modo. Che in realtà fanno welfare. Quello che non fanno è non strutturarlo, certo, e non monitorarlo. E a volte partono, come dire, da esigenze di un singolo lavoratore, da una percezione che... Ma magari non allargano e il non servizio. Allargano. E invece i lavoratori cosa dicono? Purtroppo siamo in chiusura? E i lavoratori non si sentono, che l'azienda, non dicono che l'azienda sta facendo delle azioni di conciliazione, si sentono che c'è ancora molto da fare, perché manca probabilmente il matching, l'abbinata tra quelle che sono le esigenze dei lavoratori e quelle che sono, cioè, le azioni che fanno... Manca mettersi uno di fronte all'altro, probabilmente, o comunque l'azienda di fronte ai lavoratori complessivamente, e parlarne. E parlarne. È una cosa che manca spesso, tra l'altro, in Italia. Purtroppo. Senta, sì. Abbiamo parlato di ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, non abbiamo detto perché Friuli Venezia Giulia, diciamolo prima di chiudere. Sostanzialmente dal 2012 abbiamo cominciato ad iscrivere al nostro ente bilaterale anche le aziende e i lavoratori del Friuli Venezia Giulia, perché non esisteva un ente bilaterale di Confesercenti Friuli Venezia Giulia, eppure c'era un gruppo di aziende che comunque versavano, i soldi finivano a Roma e non li utilizzava nessuno e non ricevevano servizi. Allora, siccome non erano sufficienti questi soldi per strutturare un ente, una realtà come la nostra, abbiamo deciso, d'accordo con le parti sociali nazionali del Veneto e del Friuli, di allargare l'ente bilaterale anche al territorio del Friuli Venezia Giulia. In questo caso, in un'ottica, come dire, di ottimizzazione, siamo e diventati... di razionalizzazione forze. Ma senta, voi rappresentate, diciamo, ci può dare un'idea del dato su imprese, lavoratori? Allora, attualmente al nostro ente bilaterale ci sono circa 20.000 lavoratori iscritti, uh-huh, e un totale di circa 5.000 aziende. È un dato molto variabile, soprattutto quello dei lavoratori, perché le aziende... assumono e licenziano ogni mese, per poi cui non è un dato, soprattutto anche... esatto, bisognerebbe tenere conto della stagionalità e via dicendo, però diciamo che è un dato statisticamente per noi in continua crescita. Ma e quindi, mi scusi, la crisi in qualche modo l'avete vista nei vostri grafici o vedete qualcosa di diverso ora? Diciamo poco, perché nonostante molte aziende licenziassero e molte chiudessero, nello stesso tempo, essendo una realtà così vantaggiosa, proprio nel momento di crisi le aziende ne hanno cercato di approfittare di più. Certo. E quindi abbiamo avuto anche molte più adesioni e ci ha permesso di rispondere proprio a dove c'erano le difficoltà di crisi. Se qualcuno volesse avere informazioni, va nel sito, ci sono anche dei numeri che si possono contattare. Sì, allora c'è il numero 041. 580-2374, poi magari uno, se vuole, va sul sito www.ebiveneto.it o ebifriuli.it, sono due siti dove
si trova un po' di tutto. Bene, allora grazie veramente molto a Marco Palazzo, direttore dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia. Abbiamo scoperto un sacco di cose, magari poi ne riparleremo più avanti. Grazie a lei, grazie a voi per averci seguito. Naturalmente poi ci rivediamo con i consueti appuntamenti informativi. Una buona giornata su 7 Gol.